A distanza di 40 anni dalla sua istituzione, a distanza di 30 anni dalla sua ultima edizione, ritorna a Soverato il premio Città di Soverato, il premio letterario e artistico Città di Soverato, grazie anche all'Associazione Nazionale Letterati e Artisti. Insieme a noi il presidente, il professore D'Agostino. Allora, un'emozione sicuramente far ritornare questo grande appuntamento a Soverato. Certamente per me è un momento di grande commozione, perché ritornare in quella sala che è stata per me un motivo di lancio anche di Soverato culturale, della Soverato culturale di un tempo, quando 40 anni fa con Antonino Calabretti, il sindaco dell'epoca, lanciammo questo premio che ebbe tanto successo per 10 anni consecutivi. E in questa sala hanno trovato spazio persone come ministri, come Dario Antoniozzi, Mario Casalinuovo, Nicola Signorello e poi ancora i sottosegretari Ernesto Pucci, Elio Tiriolo e ancora il presidente della stampa turistica italiana Vittorio Medeo Caravaglios e ancora, che dico, abbiamo avuto anche il presidente dell'Ordine Nazionale Forense Aldo Casalinuovo e poi tanti prefetti, tutti i prefetti, tutti i presidenti delle regioni, tutti i presidenti delle province e quindi tutte quante le autorità del circondario. Presidente, si va a colmare un vuoto di 30 anni appunto dall'ultima edizione, sperando appunto di mantenerla salda questa tradizione e che si riconfermi nei prossimi anni. Fra poco scopriremo le due opere premiate e i premi speciali. Ci vuole dare qualche anticipazione? L'anticipazione è che come giuria io non potrei darle in anticipo. Sono due vincitori, una pugliese e un calabrese, cioè uno per la poesia e l'altro per la pittura. Avremo però dei premi speciali anche. Sì, i premi speciali abbiamo avuto l'eccellenza prefetto di Catanzaro e il prefetto appunto Raffaele Cannizzaro, che è stato un grande prefetto di Catanzaro, veramente ha voluto bene alla nostra città. Poi abbiamo una scienziata, la professoressa Amalia Cecilia Bruni, che pure viene dalla Lamezia Terme, è una persona di grande cultura e è una scienziata. Poi abbiamo Umberto Sabatini di Reggio Calabria, che è stato dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia, nonché un bravo poeta, ha vinto oltre 100 premi letterari. È uno sportivo, è stato anche campione di lotta moderna. Poi abbiamo la dottoressa Caterina Menichini, la quale è la nostra collaboratrice, che recita i versi dei nostri poeti. E infine i familiari dello scomparso poeta Vincenzo Chiefari, uno che si è battuto per questa città in versi e che al quale è stata dedicata la biblioteca comunale. Insieme a noi il prefetto Raffaele Cannizzaro, siamo anche presenti qui a Soverato per un premio importantissimo che la vede questa sera come premiato speciale e in veste di autore di un libro, il Centro Orizzontale. Cominciamo da questo, parlare di questa sua veste come autore. Ma questa è una cosa che ho fatto insieme con una docente di scienze politiche dell'Università di Bologna 2 anni fa, è uscito un paio di anni fa ed è stata, come dire, la concretizzazione di un'idea antica che però si è concretizzata appunto in maniera molto casuale, cioè da quell'incontro con questa docente di scienze politiche che è venuta a fare una ricerca anche in Calabria
ed è venuta a intervistarmi un giorno sulla funzione prefettizia, ed è nata questa idea di, come dire, di mettere in teoria la pratica e la pratica era in teoria. E credo che sia, almeno nella critica, credo che sia uscita una cosa interessante sotto l'aspetto scientifico, merito naturalmente grande della professoressa piuttosto che mio. Oggi, grazie anche al suo collega, il viceprefetto Mottola di Amato, ritorna a Soverato il premio Città del Soverato, un'importante iniziativa culturale. È un vuoto politico che Soverato sta affrontando in questi mesi, abbiamo avuto forse più prefetti che politici da questo punto di vista, sperando di ritornare alla vita normale. Lei ha visto per pochi mesi forse la nostra città, sappiamo che ci sarà l'avvicendamento con il suo collega a breve. Che idea si è fatta comunque in questi pochi mesi? Di Soverato, le dice? Ma guardi, io non, ovviamente non gioisco quando vi è la necessità della nomina dei commissari. È evidente che vi è questo compito di supplenza quando la vita politica ha degli intoppi seri, sia nella pianificazione, nella traduzione in programma politico delle istanze del territorio, sia nella vita amministrativa. Le gestioni commissariali hanno il pregio di sospendere per un periodo, per fortuna limitato di tempo, una situazione di impasse, di sostituirsi quindi e supplire nell'amministrazione ad una situazione di impasse che potrebbe anche essere, però, e dovrebbe anche assolutamente essere l'occasione per ricaricare molto bene le energie e ripartire con, non solo con l'entusiasmo che è necessario, ma anche con la capacità di offrire poi alla città un governo stabile e forte.